Adesso però cambiamo argomento perché vi sgancio stamattina un tris d'assi eccezionale con i prossimi ospiti. Dovrei avere collegati Andrea Trangin del Bianco, analista finanziario. Eccolo qui, ciao Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, ciao Massimo. Buongiorno, poi ho Stefano Silo Salabini, geologo ed economista. Buongiorno Silo Buongiorno. Salabini. Mi sentite? Sì, la sentiamo bene, grazie per essere dei Perfetto. nostri. E Grazie. poi c'è primo Emilio Gonzaga, Finanze e Finanza Agevolata. Buongiorno Gonzaga, benvenuto a Canale Italia. Buongiorno a voi e buongiorno anche agli amici Silo Slavini e Andrea Del Bianco. Ecco, allora, un bel tris d'assi, ho detto, perché parlare di economia, di finanza oggi è importante, anche perché già lo avevo fatto il mese scorso con Andrea Del Bianco. Adesso avevo un conto in sospeso con Labini, perché c'è da presentare anche il suo libro. Anzi, se vuoi, Roberto, lo facciamo vedere subito: La battaglia della moneta fiscale, che dovevamo presentarlo. Eccolo qui, per il Ponte Editore. Labini, vuole un attimo così darci qualche suggerimento alla lettura e all'approfondimento di questa battaglia della moneta fiscale, perché è l'argomento di stamattina, la moneta fiscale. Grazie, grazie per questa presentazione. Ma diciamo in questo libro ripercorro 10 anni di lavoro dove insomma con altri amici e colleghi abbiamo sviluppato questo tema che nasce diciamo dalla consapevolezza e diciamo che questa proposta diventa sempre più urgente proprio via via che la situazione peggiora. E già dal 2011 si era visto che l'Unione Europea e diciamo questa costruzione monetaria aveva dei difetti strutturali difficilmente risolvibili e quindi noi abbiamo iniziato a pensare a un mezzo di pagamento complementare all'euro ad accettazione volontaria che non metteva in discussione la moneta unica a corso legale. E si tratta praticamente di sconti fiscali trasferibili a terzi a uso differito. Cioè in questo modo praticamente vengono messi in movimento questi sconti fiscali che possono circolare nell'economia, essere scambiati contro euro o contro merci e servizi e quindi possono funzionare come un mezzo di pagamento a circolazione interna, proprio per diciamo dare ossigeno all'economia, perché noi siamo in condizioni di grandissima difficoltà e adesso diciamo con questa crisi energetica e con questa guerra la situazione si sta facendo sempre più preoccupante perché diciamo sta finendo l'era del gas a basso costo, del gas russo a basso costo. Cioè, quindi noi stiamo entrando in un paradigma completamente diverso rispetto a quello dei decenni precedenti. Cioè, noi adesso il gas lo dobbiamo comprare a prezzi sempre più alti perché il gas russo probabilmente si ridurrà a meno di grandi sorprese, è destinato a ridursi e quello era il gas che noi compravamo a prezzi più bassi. Quindi adesso diciamo tutto il nostro sistema di produzione sta entrando sempre più sotto pressione. Le famiglie hanno costi e spese energetiche sempre maggiori e quindi diciamo che noi dobbiamo immettere nell'economia nuovo potere d'acquisto evitando di aumentare il debito pubblico, perché noi abbiamo questo problema di questo macigno del debito che ci rende deboli e ricattabili dai mercati finanziari e anche l'Europa in qualche modo ci mette sotto pressione su questo. Quindi noi dobbiamo trovare dei mezzi di finanziamento alternativi e diciamo questa proposta nasce diciamo da un'idea di Marco Cattaneo
che aveva immaginato proprio questi sconti fiscali trasferibili a terzi che potessero circolare nell'economia, che quindi non vengono venduti in asta nei mercati finanziari, hanno un valore stabile e garantito dalle tasse e quindi possono funzionare come mezzo di pagamento. Infatti noi abbiamo visto che nel settore edilizio, diciamo, la cessione dei crediti fiscali, perché questo è importante sottolineare, cioè l'innovazione non è stato il 110 o il 90% o il 65%, ma il fatto che gli sconti fiscali e le detrazioni fiscali fossero rese cedibili liberamente e quindi circolassero. A quel punto è stato possibile applicare lo sconto in fattura perché una parte del pagamento veniva corrisposto con le detrazioni fiscali. E poi le imprese potevano monetizzare in banca questi crediti fiscali per avere liquidità immediata. Quindi diciamo che la libera circolazione di questi sconti fiscali ha permesso di creare un mezzo di pagamento che può essere denominato come moneta Come fiscale. moneta fiscale, esatto. Grazie Labini, poi ci ritorniamo. Ma voi mi sentite bene o mi sentite basso? Sentiamo un po' basso. Sì, Basta, basta. ecco, allora Roberto in regia, se riusciamo ad alzare la mia voce agli ospiti meglio. Vi leggo un messaggio, non so se magari vuole rispondere Gonzaga. C'è Dino, il nostro telespettatore, che scrive: permettimi una riflessione sul tetto al contante. Vogliono sapere come noi spendiamo i nostri soldi, vorrebbero addirittura la moneta elettronica. Dovrebbero dirci loro a noi come spendono i nostri soldi. Se ti va da darmi una lettura, poi mi ha mandato una che però non posso far vedere sul residuo fiscale del nostro paese, regione per regione, con la Lombardia che è al 54, con la Sicilia che è almeno 10,6%. Insomma, su questo tetto al contante, ecco, io no, non mi vedo, cioè, fantascienza andare in giro con 10.000 euro in tasca, ma anche con 5, non so chi se lo possa permettere, sicuramente chi ha uno stipendio milionario, però Gonzaga, come la mettiamo? Perché su questo argomento del tetto al contante qualcuno ha storto un po' il naso, qualcuno ci ha ironizzato un po' su, altri invece sono preoccupati, soprattutto per quanto riguarda l'evasione fiscale. Beh, intanto bisogna dire che è sbagliatissimo collegare il discorso dell'evasione fiscale con il contante. Se noi pensiamo che paesi importantissimi come la Germania non hanno limiti al contante, già abbiamo detto tutto, no? Non è che in Germania si evadono le tasse. Lo stesso vale per gli Stati Uniti o per tanti altri paesi. Quindi collegare il discorso del contante con l'evasione fiscale è un errore banalissimo. Vorrei dire però una cosa importantissima. Il contante è libertà. È avere la possibilità di spendere i propri soldi in maniera così libera. Quindi non è questione di avere 10.000 euro in tasca o 5.000 o 3.000. Anch'io in tasca porto pochissimo, ovviamente. Ma è libertà perché? Perché se noi abbiamo tutto completamente gestito dal sistema bancario e tutto completamente gestito da sistemi elettronici, capiamo benissimo che o un errore o un blackout o ancora peggio una volontà di un governo, di uno Stato, di un giorno spossessarci completamente del contante e siamo assolutamente non liberi di poter accedere ai nostri risparmi, Ecco, perché i risparmi è sono... possibile che con la moneta elettronica, piuttosto che col contante, a qualcuno gli sfugga di mano la gestione proprio dei propri risparmi? Assolutamente sì, è già capitato. Pensate per esempio a Cipro, alla Grecia, due situazioni molto vicine a noi, no? A un certo punto in Grecia hanno limitato l'uso del contante, la gente non poteva accedere ai bancomat per importi, se non per importi minimi, e quindi non poteva nemmeno poter ritirare dal sistema bancario il proprio denaro. Lo stesso è stato per Cipro quando c'è stata quella
quel taglio enorme dei risparmi dei ciprioti per risanare il debito. Quindi fondamentalmente se tutto il nostro risparmio è depositato in banca e non lo possiamo ritirare, siamo assolutamente non liberi. Ecco, questo quindi il discorso del risparmio e del contante è strettamente collegato a un discorso di libertà. Questo è importantissimo che la gente lo capisca. E non c'entra nulla l'evasione fiscale perché moltissimi stati al mondo non pongono stati dove l'evasione fiscale è assolutamente nei limiti, pensiamo appunto Germania, Stati Uniti, non ci sono limiti al contante. Quindi non dobbiamo collegare le due cose, è assolutamente sbagliato farlo. Bene, una battuta la vorrei anche da Andrea Del Bianco, perché ne avevamo già parlato anche nella precedente ospitata Canal Italia. Andrea. Ma il merito al contante? Sì. Beh, sono d'accordo, nel senso che è chiaro che la limitazione in questo momento a qualunque mezzo di pagamento è tra l'altro dannoso al discorso sostegno dei consumi e sviluppo dell'economia, perché in questo momento qua dovremmo favorire in tutti i sensi la possibilità che si abbiano delle transazioni fluide, quindi acquisti, vendite, eccetera. Sicuramente non è il primo dei problemi del paese quello di capire qual è la soglia del contante da utilizzare, probabilmente l'ultimo. Quindi è un po' sintomatico che venga posto come primo argomento dopo la costituzione di questo neogoverno anche questo tema, perché francamente ce ne sono di più urgenti da un punto di vista macro. Poi che siano 5.000, 7.000, 10.000 non è che cambierà le sorti del nostro futuro questa scelta. Di sicuro, se una norma va ad agevolare gli scambi, e soprattutto quelli che sono quelli di prossimità, quindi piccole transazioni in questo momento in cui le famiglie sono già in difficoltà, andranno maggiormente in difficoltà, sicuramente un bene. Non è quello, ecco, che voglio rimarcarlo, che cambia le sorti di quello che può essere il tema dell'evasione fiscale, eccetera, anche perché c'è un tema molto più vasto che se vogliamo affrontare magari più nel proseguo di questa chiacchierata. Credo che sia da mettere al centro che piuttosto l'elusione fiscale più che l'evasione fiscale e l'elusione di stampo estero. Quindi questo è già un tema più, secondo me, interessante, anche perché spesso e volentieri non si tratta nei canali di divulgazione, ma si parla sempre di evasione, ma poco di elusione. Assolutamente sì. A parte sottolineare l'ottima risposta che ha dato prima Emilio Gonzaga sul contante, cioè essere liberi praticamente non ha prezzo, ma noi italiani mi pare che siamo poco liberi. Ci hanno tolto un po' la libertà durante la pandemia, ci hanno tolto la possibilità di andare a lavorare, ci hanno tolto di qua, ci hanno tolto di là. Alla fine, no, pare che ci sia qualcuno che gestisce come un burattinaio che ci ha preso, noi siamo attaccati a dei fili e ci gestisce, quindi anche l'economia. Non so se questo burattinaio si chiama Europa, sbaglio? Chi mi vuole rispondere dei tre? Tutti e tre? No, a parte che solo su questa domanda forse si potrebbe fare una puntata, però ricordo ai nostri telespettatori, perché mi stanno arrivando delle domande, delle riflessioni che poi dopo vi sottopongo, però chi vuole intervenire in diretta può farlo allo 049 63 11 11 perché è importante confrontarsi anche con i cittadini. Prego, chi è che sorrideva? Ah, io voglio dire solo una cosa, così parto da una cosa personale. Sì. Io per il lavoro che faccio, Gonzaga. lavoro di fatto con l'Europa da 30-35 anni perché aiuto imprese o enti ad accedere ai fondi comunitari, quindi non sono assolutamente contrario all'Europa. Bisogna però dire una cosa importante, che la costruzione dell'euro è una costruzione nata male. E quindi il problema non è tanto l'Europa sì o l'Europa no, ma è un euro sì, un euro no. La crisi italiana è nata praticamente
avuto due grandi fasi. Ecco, volevo solo dire questo importantissimo. Noi siamo entrati prima nello SME, qualcuno se lo ricorda. Noi siamo entrati nello SME e il famoso serpente monetario europeo, quando ancora non c'era l'euro, e abbiamo vincolato il nostro sistema e la nostra moneta alle altre monete europee. E l'abbiamo fatto per 3 anni. Questo molti ormai non se lo ricordano più, ma è una cosa molto importante, perché allora eravamo vincolati e non potevamo variare il nostro cambio con le altre monete europee per un più o meno 2%. Quindi eravamo dentro una banda molto stretta. Ecco, in quel periodo l'Italia, per rimanere in quella banda stretta, ha dovuto fare una cosa importantissima che nessuno ricorda. Ha dovuto mantenere i tassi estremamente alti, i tassi sul nostro debito, estremamente alti per evitare la fuoriuscita di denaro, che è un dramma, perché se la gente scappa, se diciamo, i grandi finanziatori, ma anche le persone normali, cambiano la tua lira. Noi allora avevamo la lira in Deutschmark o in dollari, automaticamente ne fai perdere il valore e la lira sarebbe uscita da quella famosa banda. Nel 92, qualcuno, i più vecchi se lo ricordano, a un certo punto per la lira fu impossibile rimanere dentro quella banda e la lira dovesse uscire insieme allora all'Inghilterra. Io ricordo benissimo che allora Ciampi, che era presidente della Banca d'Italia, e Amato, presidente del Consiglio, andarono in televisione la settimana prima dicendo: no, noi non usciremo mai. I mercati finanziari, la cosa è molto lunga da raccontare, però sarebbe molto interessante farlo. Spinsero a un certo punto la lira fuori dalla banda e noi svalutammo in maniera enorme. Enorme. Allora, cosa successe dal punto di vista invece economico? Successe che una lira più svalutata permise all'Italia di esportare tantissimo. L'Italia, uscita dal sistema monetario, dallo SME, ritornò ad avere una grandissima esportazione, essere estremamente competitiva sui mercati finanziari. Fu possibile abbassare di nuovo i tassi di interesse e quindi ridurre anche in certo modo il debito, e l'Italia ritornò a volare. Quella cosa fu imparata dall'Inghilterra, e quindi l'Inghilterra trasse una grande lezione dalla fine dello SME e non entrò nell'euro. Noi, nonostante quell'enorme lezione che ricevemmo, pochi anni dopo entrammo nell'euro, e quindi non solo entrammo in una banda stretta, ma entrammo in un sistema assolutamente non flessibile, e con l'entrata nell'euro cominciarono poi tutta una serie di nostri problemi, perché di fatto il nostro debito non è più nella nostra moneta, Certo. ma è denominato in una moneta che non manovriamo noi, che è appunto l'euro, e quindi da lì nacquero tutta una serie di vincoli che adesso non andiamo a dire, però Sì, i ma che discorsi probabilmente un dell'economicismo po' anche economico, la conosciamo. moneta fiscale, finisco solo questo concetto, serve Gonzaga, proprio posso interromperla un attimo che c'è una telefonata, poi dopo comunque ci Certo, dico ritorniamo. solo che il sistema dell'euro, il sistema della moneta fiscale di Silos Babini è stato costruito proprio per essere un po' più flessibili Ok. nei confronti di un euro che non ci rende flessibili. Chi è in linea? Pronto? Pronto, sono Caterina della provincia di Bergamo. È la prima volta che vi chiamo, Buongiorno però Caterina. purtroppo non ho una buona ricezione, non riusciamo a vedere niente, la sento dal telefono. Beh, l'importante è che ci Volevo dire sentiamo per appunto che telefono, ci dica, ci dica. concordo con quanto è stato detto, perché a me è successo settimana scorsa di andare in banca, volevo fare un bonifico di 10.000 euro a mia figlia che sta comprando casa e mi è stato impedito di fare. Mi hanno chiesto quanti figli avessi, io ho risposto due, e allora mi ha risposto: signora, noi non glielo facciamo. Ma premetto che si trattava di 10.000 euro, perché serviva come caparra, e mia figlia ovviamente, i giovani del giorno d'oggi, risparmi pochi. E io ho detto: Elisa, non preoccuparti, che ti presto io. Sono andata in banca per farle il giro del bonifico e mi ha risposto: signora, noi non glielo facciamo, senza un notaio prima. Quindi
cioè quindi la libertà individuale, io non sono più padrona dei miei soldi. Ecco, tanto per ritornare su questo, sulla libertà. Grazie Caterina per questa sua testimonianza. Chi vuole rispondere? Io Massimo ho sentito poco quello che ha detto la signora, quindi faccio fatica, La ci sentiamo un po' male. signora è andata in banca per fare un bonifico alla figlia di 10.000 euro perché si deve comprare casa, la banca non gliel'ha accettato e le ha chiesto: signora, quanti figli ha? Due. E allora non posso, perché probabilmente doveva darne 5 a un figlio e 5 all'altro. Non lo so, Ma cioè, a che se... livelli siamo? Io credo di poter dire molto semplicemente che può tornare tranquillamente un'altra volta la signora in banca e pretendere l'effettuazione del bonifico, perché non c'è nessun motivo per cui la banca deve ostare un'operazione del genere, lo dico da operatore. Mi auguro solo in buona fede che abbia interpretato male forse la risposta dell'operatore, perché non c'è nessun motivo per il quale la banca non debba effettuare quel bonifico. Quindi la È signora. molto è tecnica la mia risposta, Sì, quello che non ho detto. mi dispiace. Confermo, confermo. Confermate, perfetto. Quindi consigliamo alla signora di ritornare in banca, sempre in tutta tranquillità, non arrabbiata e Assolutamente. con un bel sorriso, che quello conquista sempre. Devo fare un bonifico di 10.000 euro a mia figlia e stop lì, e uno lo deve fare senza fare tante domande, anche perché cosa c'entra? Che un operatore, un impiegato di banca, un cassiere che allo sportello gli chieda quanti figli ha, ce l'ha il marito, è divorziata, separata, ma che discorsi sono? Cioè, voglio dire, no? Assolutamente, assolutamente. Dovrebbe firmare il trattamento dei dati personali prima di uno di permettersi di dire cose del genere. Sentiamo chi c'è al telefono, pronto? Buongiorno, dottore. Da Catanzaro. Buongiorno Peppino, prego. Non so se vi siete chiesti perché la sinistra va a difesa di questo carcerello che si è fatto a Modena. Perché Peppino, io la sento malissimo. Lei mi sta parlando col viva voce o... Ecco, è caduta anche la linea. Infatti era molto disturbata. Mi scrive Vittorio, perché non introdurre la lira come moneta fiscale da usare obbligatoriamente solo per pagare le tasse e le spese pubbliche, compresi gli stipendi degli statali? Labini. Diciamo che essendo nell'euro noi possiamo avere una moneta unica a corso legale, cioè accettazione obbligatoria. Quindi questo è impossibile, dovremmo uscire dall'euro, però diciamo che questa è un'opzione completamente irrealistica in questa fase. Io infatti, diciamo, anche in campagna elettorale non ho avuto contatti con questi partiti che parlavano di uscita dall'euro, perché la ritengo un'opzione in questo momento assolutamente impraticabile. Proprio non credo che gli italiani abbiano nessuna intenzione e anche il coraggio, perché comunque Però c'è sarebbe ancora anche. qualcuno affezionato alla lira, nonostante siano passati un bel po' di anni, qualcuno di nostalgico la vorrebbe ritrovarsela in tasca. Qualcuno sì, però diciamo che la maggioranza degli italiani sono anche abbastanza conservatori, quindi insomma non, io almeno non ritengo questa un'opzione, diciamo, politica praticabile in questa fase. Diciamo, con gli sconti fiscali diciamo che entrano meno euro nelle casse dello Stato, perché sono quindi sconti sulle tasse che uno deve pagare. Perché nelle casse dello Stato devono entrare solo euro e questo, diciamo, questo è, diciamo, fattibile all'interno della normativa europea, perché noi abbiamo studiato bene tutte le regole europee e questi sconti fiscali, insomma, sono legittimi, anche se poi c'è stato tutto uno scontro con le strutture tecniche, con Eurostat, perché comunque le resistenze sono enormi e hanno cercato di dire che questi sconti fiscali creavano debito, quando invece qui si tratta, diciamo, di un titolo che dà diritto a pagare meno tasse, ma lo Stato non deve
effettuare un rimborso in denaro, quindi non contrae alcun impegno di pagamento e non deve effettuare alcuna spesa. Quindi questi sono sconti fiscali che non creano debito pubblico. È chiaro che al momento dell'utilizzo possono determinare minori entrate nelle casse dello Stato, questo noi lo sappiamo bene. Infatti questa, diciamo, che è una scommessa che si fonda sulla crescita che si riesce a attivare. Diciamo che nel settore edilizio i risultati sono stati molto confortanti, perché comunque c'è stata una crescita del PIL, dell'occupazione, anche in termini di risparmio energetico, quindi noi gli Certo. sconti fiscali li possiamo creare direttamente senza chiedere soldi in prestito sui mercati finanziari. Questa è la cosa importante. Quindi noi possiamo procedere, è per questo che questa proposta fa abbastanza paura, perché in qualche modo ci svincola dal controllo delle autorità europee diciamo, in È per campagna. questo che allora il Ministero dell'Economia non la prendi in considerazione, questa opzione? Diciamo che il governo Draghi ha fatto di tutto per stroncare la circolazione dei crediti fiscali. Infatti, loro, cioè Draghi e Franco, non hanno attaccato l'incentivo edilizio, quindi il 110, il 90 per abbassarlo, ma si sono concentrati proprio per bloccare la cessione dei crediti fiscali. Hanno fatto di tutto. E tra l'altro adesso ci stanno moltissime imprese che stanno in grossa difficoltà, perché loro hanno introdotto una serie di blocchi alla cessione e queste imprese si trovano questi crediti fiscali, non riescono più a monetizzarli. Invece questi crediti, una volta emessi, più circolano e meglio è per l'attività economica. Cioè è veramente un'azione autolesionista, Certo. specialmente in una fase di crisi come questa. E quindi diciamo, le resistenze sono molto molto forti. Sentiamo la prossima telefonata, pronto? Buongiorno a tutti. Chi è? Sono Italo 2 e Buongiorno. devo dire che il consenso è molto stimolante, perché penso finalmente di poter essere capito dai tre illustri personaggi. Il conflitto di interessi ormai diventato quasi eufemistico, ridicolo, è perché il consociativismo ormai è tra la real scienza political e mi fermo sul political. Quindi voglio dire ai tre personaggi, noi siamo ormai in questo consociativismo inciucio e non so che altro dire, che confligge ormai, ma in un modo certamente molto molto personalistico, ecco, da parte di questa scienza prestata alla politica e di una politica che usa quasi la scienza, anche se sembrerebbe paradossale. Perché, e qui mi piace concludere, perché ormai si può parlare solo di compravenditismo. Si fanno soltanto compravendite oggi, quello che è in questa dinamica mondiale. Perché? Perché ci sono queste partite doppie, a doppie partite, di un potere finanziario, e di una finanza del potere. Siamo non ricattati, siamo ormai demonizzati, non abbiamo nient'altro da poter fare se non urlare a questa scienza che c'è prima della scienza, un mistero, un mistero. Vi ringrazio e forse mi piacerà per sempre, se verrò capito. Grazie Italo 2, grazie. Se è possibile rispondiamo, insomma, su Ma questo io potere finanziario. vorrei dire Prego. una cosa, ecco, quello che ha spiegato Silas Labin della moneta fiscale è proprio un sistema estremamente intelligente e in gran parte, fra l'altro, già testato proprio con la cessione del credito del 110, che serve al nostro paese per riprendere autonomia nella gestione della finanza. Noi siamo, io volevo spezzare una lancia, l'Italia, io lavoro molto con le imprese, l'Italia è ancora un grande paese, con imprese vive, estremamente vive, innovative,
ma è un paese bloccato da un sistema che da ormai 20 anni ci blocca. La proposta dei crediti fiscali portata avanti da Silvio Slabini, da Cattaneo e da altri economisti serve proprio al nostro paese per ritornare ad avere la possibilità di muoversi in maniera autonoma e quindi di creare. La finanza è anche una cosa buona, cioè in certi momenti bisogna fare investimenti. Per fare investimenti, per non prenderli a debito e quindi non rientrare nel meccanismo dei mercati finanziari mondiali o per non dover andare a chiedere a Bruxelles di prestarci altri soldi, noi dobbiamo trovare un modo autonomo nostro per poter fare poi politica, per esempio, industriale, per poter investire, ad esempio, sul riciclaggio dei rifiuti, per poter fare investimenti in questo momento su questioni energetiche fondamentali, abbiamo bisogno di riappropriarci della nostra capacità di emettere attività finanziarie, quindi di fare investimenti. Il sistema proposto dei crediti fiscali serve proprio questo. Questo è importante da capire. Senza voler sconvolgere tutto il sistema, quindi dell'euro, la loro intelligenza è stata quella di proporre un sistema che non va a sconvolgere tutto, ma che rimette al centro la possibilità dell'Italia di finanziare investimenti, di far ripartire il paese, che Ecco, ripeto è un Gonzaga, paese. a proposito di questo, c'è Attilio che scrive: con l'euro truffa ci porteranno via tutto in quanto non ha potere d'acquisto. Ma cosa vuole dire? Chi pagherà poi tutti questi bonus? Scrive Franco, che poi sottolinea anche che dobbiamo uscire con la massima urgenza dall'eurotruffa, ma come diceva Labini, non è facile, non è semplice, è quasi improponibile. Gonzaga, se vuole concludere, poi passiamo alla prossima telefonata, anche legando un po' al discorso che stava facendo con il Labini l'ha già messaggio. spiegato, lo dico in maniera semplicissima, cioè noi in questo momento immettiamo moneta con i crediti fiscali, come si ripaga? Si ripaga con lo sviluppo. Parto da un esempio di un'impresa normale, no? Sì. Il debito non è mai un problema, il problema è come si ripaga il debito. Una semplice impresa non è la quantità di debito che ha, ma la capacità di una singola impresa di ripagare il debito nel tempo. Lo Stato italiano ha la stessa cosa, cioè deve usare questi sistemi per fare investimenti e per poter poi ripagare. Perché se il PIL cresce, aumenta anche le tasse e quindi dopo qualche anno hai più tasse che entrano e ripaghi automaticamente il debito. Se invece ti indebiti con i mercati finanziari internazionali, tu non sei più libero. Perché ti possono far aumentare i tassi, ti possono creare sistemi per cui ti fuoriesce la moneta e quindi ti impoveriscono e quindi tu non sei più libero. Anche qui è un problema di libertà. Un grande paese deve essere libero di poter investire, di poter poi creare ricchezza e Ecco, così si ripete. poi dopo, quando torneremo dalla pausa pubblicitaria, vi farò vedere a tutti e tre e magari commenteremo cosa ha detto Christine Lagarde a proposito dei tassi. C'è una telefonata, pronto? Dottor Martire, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Chi è? Allora, guardi, io sono Torger, chiamo da Roma. Buongiorno. Allora, io sono d'accordo tantissimo. Allora, io vi porto un esempio. Non c'è nessun... Io sto costruendo a Roma, sto facendo costruire una casa a 5. Allora, ho dato un acconto. Questo acconto adesso... Il costruttore non lo può incassare perché non ci sono più le assicurazioni che accettano, perché non c'è più tutta questa cessazione di credito. Lui fino adesso ha sempre costruito così. Adesso quell'assegno mio che è circolare che io ho fatto in banca è depositato dal mio avvocato e se io anche volessi pagare la casa intera in contanti, lui non ha più possibilità di avere dei soldi. Allora, perché lui aveva sempre un'assicurazione adesso che gli dava questi soldi e invece adesso questi non c'è più un'assicurazione che garantisce questa cosa qua. Allora, lui se non avesse soldi non potrebbe più costruire. Lui per fortuna può iniziare questa casa, fare questa casa con le sue possibilità, altrimenti non
non ci sarebbe più possibilità di costruire per questo signore. Oltretutto vorrei dire anche un'altra cosa. Io penso che oggigiorno le persone che costruiscono case a 5, fotovoltaico, tutto quanto, dovrebbero anche avere un'agevolazione. Invece zero. Ho capito, grazie, quindi, grazie. Se posso fare un pannello solare sul tetto, allora posso chiedere tutte le agevolazioni, se io invece costruisco ex nuovo, così io non ho nessuna agevolazione. Ho capito. Cioè, non lo trovo giusto. Comunque questo fatto della cessazione di credito è diventato un problema adesso. Grazie. Chi vuole? Andrea, vuoi rispondere tu? Ma sì, credo di aver inteso, anche se si sentiva male il collegamento. Ma diciamo che il nodo centrale è la trasferibilità. Nel momento in cui io pongo dei limiti a 3 o al massimo 4 passaggi di questi crediti, arrivo a un certo punto che si crea un cortocircuito, per cui, per usare una figura retorica, rimane qualcuno col cerino in mano. E questo è il problema che poneva prima Labini e ricordava anche Emilio, bisogna che questi crediti siano liberi di circolare, anche perché, e faccio un passaggio indietro importante alla domanda del primo ascoltatore, come si pagano? Si pagano esattamente con la crescita. Io ricordo, voglio dare un dato che è uscito nel maggio di quest'anno da una società assolutamente autorevole che è Numisma, che ha pubblicato uno studio relativo peraltro solamente al 2021, quindi con dei dati consuntivi di un anno solare soltanto. Ci ricordano Misma che all'epoca, a fronte di 38 miliardi di crediti fiscali emessi, a fronte dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica, lo Stato aveva stimato 124 miliardi di PIL. Ora capite che, se arrotondiamo i numeri, 40 miliardi di crediti generano 124 miliardi di prodotto interno lordo, che poi è il montante sul quale si misura la capacità di crescita di uno Stato. Capite perfettamente che i crediti fiscali, anche solo con 3 passaggi nel 2021, non sono costati nulla allo Stato italiano. Anzi, lo Stato italiano ci ha pure guadagnato. Questo va detto, mentre si è parlato molto sui crediti fiscali per quanto riguarda alcune frodi illustri, ma quelli sono casi assolutamente isolati. I numeri che vi ho dato poco fa sostanzialmente hanno girato pochissimo, al massimo negli ambienti di chi si documenta e di chi segue queste dinamiche giorno per giorno. Aggiungo una riflessione, poi vengo alla signora. Immaginate quale sarebbe stato il risultato con i passaggi illimitati. Con i passaggi illimitati noi avremmo avuto probabilmente un numero ancora più alto, quindi un vantaggio ancora maggiore per le casse dello Stato e per la produzione della ricchezza nazionale, ma la stessa impresa che oggi si trova, come tante altre, con il cassetto fiscale, così come si chiama, bloccato perché non sa a chi cedere questi crediti, sarebbe invece lì pronta ad assumere addirittura altri cantieri, altri posti di lavoro, altre commesse, altra ricchezza, altri consumi, eccetera, eccetera. La okay. Cosa importante da ricordare, poi Massimo, chiudo, sì. Quando si danno questi numeri non è solamente il numero, i 124 miliardi che ho citato prima, relativo alla creazione di ricchezza di quel tipo di operazione, ma tutto l'indotto che c'è dietro, anche i consumi. Io ricordo che il settore dell'edilizia è saturo, non si trovano operai, non si trovano nemmeno le impalcature per fare nuovi cantieri. Quindi immaginate se questo meccanismo venisse allargato anche ad altri settori, per esempio al settore dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, pensate solamente alle aree del paese da riqualificare da un punto di vista sismico o da un punto di vista della prevenzione del rischio idrogeologico. Noi avremmo da lavorare per i prossimi 25 anni solo su questo tema. Sicuramente. Vi fermo un attimo. L'inflazione nell'area euro è troppo alta. Guerra, energia, catene di approvvigionamento interrotte. La combinazione di shock che stiamo affrontando significa che è probabile che l'inflazione rimanga al di sopra del target a lungo. Per questo la Banca Centrale Europea alzerà ancora i tassi fin tanto che sarà necessario. As stated earlier, we have increased rate by 200 basis points.
Abbiamo innalzato i tassi ufficiali di 200 punti base, prevediamo di aumentarli ulteriormente. Il nostro lavoro però non finisce qui. L'abbandono dell'orientamento accomodante potrebbe non bastare a riportare l'inflazione al nostro obiettivo. Lo ha affermato Christine Lagarde intervenendo a Tallinn a un convegno della Banca Centrale Estone. La presidente della BCE di fatto ha aperto in maniera esplicita la possibilità di portare i tassi dell'Eurozona livelli restrittivi. Lagarde continua a non sbilanciarsi su quale sarà il livello finale del costo del denaro, ma avverte che sarà la politica monetaria a determinare se gli shock che hanno sospinto i prezzi indurranno un'inflazione persistente. Ma ciò che la politica monetaria alla fine deve raggiungere è semplice. Non dobbiamo e non vogliamo lasciare che un'inflazione elevata si radichi. Ci impegniamo a riportare l'inflazione al nostro obiettivo di medio termine e siamo determinati ad adottare le misure necessarie a tal fine. Quanto più i cittadini avranno fiducia nel ritorno tempestivo dell'inflazione al 2%, tanto più ordinato sarà il processo di adeguamento, ha concluso Lagarde. Questo è l'obiettivo europeo, raggiungere l'inflazione al 2%, un miraggio o è una possibile realtà? Andrea o Labini, chi vuole rispondere? Ma Gonzaga? Per me è veramente una strategia proprio autolesionista, perché ecco, quello che bisognava fare adesso è, per dire, abbattere le tasse su tutti i prodotti energetici e anche sui prodotti alimentari, quindi questo avrebbe fatto entrare in sofferenza i bilanci pubblici. E la Banca Centrale Europea doveva proprio sostenere questo sforzo, diciamo, sul lato del bilancio pubblico, perché l'inflazione da costi si può contrastare abbattendo le tasse su tutta una serie di prodotti. Invece praticamente loro, alzando i tassi di interesse, stanno mettendo ancora più sotto pressione i bilanci pubblici, che non potranno intervenire per abbassare le tasse. Quindi quello che ci aspetta è proprio una recessione gigantesca, perché aumenteranno i tassi sui mutui, i tassi di interesse sui titoli pubblici, le banche restringeranno il credito, e quindi esattamente, purtroppo, questa è l'ideologia dominante secondo la quale per contrastare l'inflazione bisogna alzare i tassi di interesse. Che poi dopo, Labini, è una reazione a catena, no? Si riverserà anche sulla spesa di tutti i giorni, sulla vita, sulla quotidianità, no? Non solo sugli investimenti, sui mutui. È un costo maggiore che si aggiunge a tutti gli altri costi. Cioè, noi praticamente alla recessione energetica prodotta dall'inflazione energetica stiamo generando una recessione prodotta dall'innalzamento dei tassi di interesse. Quindi è veramente, purtroppo ragionano così, perché sono indottrinati secondo tutta un'ideologia che si insegna alle università dal primo anno dei corsi di microeconomia negli Stati Uniti e dappertutto, per cui non c'è nulla da fare. È come parlare un'altra lingua con queste persone, è una partita persa, quindi loro procederanno su questa strada che creerà dei danni enormi, quando dovrebbero fare l'esatto contrario, cioè sostenere politiche di bilancio pubblico molto più espansive, proprio per contrastare questa inflazione da costi, perché questa è un'inflazione da costi, non è un'inflazione da domanda, per cui c'è una domanda troppo forte in rapporto diciamo all'offerta. E questo quindi purtroppo, ma diciamo anche per questo motivo la moneta fiscale diventa importante, perché i margini di manovra per noi si restringeranno ancora di più con l'aumento dei tassi di interesse, quindi noi non possiamo indebitarci sui mercati finanziari. E quindi questo è un altro motivo in più per lanciare la moneta fiscale. Mi viene, certo, adesso vi passo una telefonata, ma mi viene da chiedervi: ma perché non vi prendete una valigetta 24 ore con un po' di cartine, partite e andate a Bruxelles a mettere le idee in chiaro? Perché se ascoltano solamente un certo tipo di messaggio e di proposte, ma c'è eventualmente la possibilità di una soluzione
migliore a tutela anche delle piccole e medie economie e comunque del portafoglio dei cittadini, perché non farlo, perché non farsi ascoltare? Se volete mi rispondete dopo, non so se ho detto una castroneria, però insomma a un certo punto se nessuno vi ascolta, prendete e partite, insomma, non state lì a casa, non state collegati con me, bisogna fare qualcosa. Vengo anch'io con voi se volete. Sentiamo chi c'è al telefono, pronto? Buongiorno Massimo, sono Franco. Sì, da dove chiama buongiorno, Franco? Buongiorno Massimo, da Roma, buongiorno. Prego. Io vorrei calcare la mano sulla situazione dell'euro. Noi da quando abbiamo avuto la disgrazia di entrare nell'euro abbiamo perso tutto, ci stanno portando via tutto, non ci dimentichiamo che quello che pagavamo prima 1000 lire, questa mattina lo paghiamo 9500 lire, quindi abbiamo perso quello che era la sovranità monetaria e quindi non siamo più in grado di poter gestire questo benedetto paese che ormai va a rotoli su tutti i fronti. Ma è possibile che nessuno non si sia mai chiesto come mai gli inglesi abbiano ripudiato l'euro? Gli inglesi lo hanno ripudiato perché conoscevano i tedeschi e sapevano di che pasta sono fatti. Noi continuiamo a marciare sull'euro, siamo costretti per pagare un debito a creare un ulteriore debito di denaro, allo scadere paghiamo un ulteriore debito, pagheremo interessi all'infinito, sino a quando ci ridurranno in povertà e in schiavitù. Dobbiamo riacquistare la sovranità monetaria, se no siamo morti tutti. Grazie Massimo e buona giornata. Grazie Franco. Vittorio scrive: mi risulta che la Germania abbia ancora il marco in corso legale. Mauro invece dice che è una bugia che non si può usare la lira se non si esce dall'euro. Altri paesi europei lo fanno, hanno la doppia moneta, la Repubblica Ceca, l'Ungheria, la Polonia. Andrea, vuoi rispondere tu? Ma allora, è evidente ormai dopo tanti anni di sperimentazione, come è stato detto prima anche in qualche passaggio, che questa costruzione dell'eurosistema è disfunzionale, cioè non ha prodotto vantaggi, ma non solo per l'Italia, in generale per l'Europa. Noi abbiamo un lustro, 25 anni di crescita persa, se noi confrontiamo la nostra area economica, quella dell'euro, con quelle altre aree economiche del pianeta. Basta andare su un sito di statistica qualunque, dai più autorevoli a quelli meno, e si vede perfettamente che sono stati anni persi. Cosa ha prodotto questo sistema? Questo sistema ha prodotto intanto una polarizzazione della ricchezza, perché ci sono gruppi piccoli di operatori che si sono arricchiti tantissimo, però questo è avvenuto non in seno a una crescita organica di tutta la popolazione, ma è venuta a discapito di tutto il resto, per questo che è disfunzionale. Poi sono d'accordo con quanto diceva Stefano, non è sicuramente il contesto macroeconomico questo per provare a proporre anche solamente agli italiani di fare un passo indietro, non servirebbe, creerebbe un caos finanziario nei prossimi anni che vivremo importantissimo, mentre la soluzione della moneta fiscale è assolutamente vincente, ma perché lo dicono i numeri e tra l'altro è perfettamente incardinata nelle regole di contabilità nazionale. Questa è la cosa vincente di questo dispositivo e forse anche il motivo per il quale non viene affrontato, perché chi volesse fare diciamo così il pierino della situazione, cioè fare da detrattore di questo tipo di dispositivo, non avrebbe argomenti per farlo. Quindi meglio non fare sì che questo argomento diventi di dominio pubblico, perché non ci sono obiezioni negative che si possono portare sul tavolo della discussione per dire no, è sbagliato procedere in quel senso, e se ci sono, sono smontabili in 5 minuti e di conseguenza questa è la chiave. Per cui io credo che se la situazione che dovremo affrontare sarà quella di un'inflazione così alta e stabile, perché questo sarà lo scenario, non è un'inflazione questa qui così alta di congiuntura, cioè legata a una fase, ma sarà strutturale, magari rallenterà nei prossimi mesi
paradossalmente perché andremo in recessione, ma non è che dal 10% torneremo all'1%, molto probabilmente ci assesteremo su un 4, un 5, un 6%, ma al costo di una recessione, dagli esiti tra l'altro incerti, dove, come ricordavano prima i miei oggi compagni di questa chiacchierata, non so come se ne uscirà. Io voglio ricordare anche questo: non tutte le inflazioni sono uguali, ci sono quelle da costi, come ricordava Stefano, e quelli da crescita, quindi chiaramente quando si cresce tutti lavorano, tutti guadagnano, tutti spendono, tutti investono. Sembrerà banale, ma in quel caso i prezzi crescono, ma è un'inflazione buona. Mentre quella che viviamo, soprattutto in Europa, è un'inflazione pessima. Per esempio negli Stati Uniti i saggi di inflazione sono simili a quelli dell'Eurozona, ma negli Stati Uniti io ricordo che abbiamo una disoccupazione che è intorno al 3%, quella reale, 3-3,5%, quindi con consumi molto forti e sostenuti nonostante l'aumento dei prezzi. E lì, per esempio, l'aumento dei tassi può avere anche una sua logica, mentre nell'Eurozona l'aumento dei tassi assolutamente è molto più dannoso, per una serie di motivi che ha ricordato prima Stefano. Certo. Una battuta sulla che non si tratta spesso: i tassi alti non significano soltanto un aumento del costo per chi ha già dei mutui in corso, ma significa concedere meno mutui, perché un tasso di interesse molto più alto comporta che se alla famiglia media un anno fa il sistema bancario erogava 200.000 euro di mutuo, oggi ci attestiamo sui 130-140, e quello lascia presagire ovviamente anche un calo del valore dei patrimoni, un calo del valore degli immobili. Questo è un tema che si vedrà chiaramente con i numeri, con le transazioni da qui a 6-9 mesi, non prima, forse un anno, ma arriverà anche quel tema lì. Assolutamente sì, ce lo aspettiamo. Sentiamo che c'è il telefono, pronto? Massimo, buongiorno, Adriana Mondolo da Udine. Adriana, benvenuta. Buongiorno, grazie. Ah, ho sentito da un tuo ospite prima dire che l'Italia è una grande nazione. Guarda, io è da molto che mi sto chiedendo se questo ce lo diciamo noi addosso, oppure vorrei capire come ci vedono dal di fuori le altre potenze. Perché io non riesco a capire come mai, se siamo una grande nazione, ci lasciamo mettere i piedi sulla testa, ci lasciamo sbeffeggiare dagli altri. Non riesco a capire se siamo una grande nazione perché noi non ci imponiamo e non ci lasciamo fare tutto quello che ci stanno facendo. E faccio qualche esempio. Sì. In Europa è stato detto che ci terranno sotto osservazione, altrimenti sanno loro come farci la cura. Poi tutte le ONG che ci portano in Italia tutta questa bella gente che sta arrivando, se fossimo una grande nazione avremmo detto prima di adesso basta, perché qui Massimo noi abbiamo milioni di poveri nostri che stanno aumentando, chissà fra un po' sarò anch'io fra questi perché il mio reddito è sotto il minimo. Nessuno si sogna di farci vivere dignitosamente dopo aver lavorato per l'Italia. Quelli che arrivano non hanno fatto un cazzo per l'Italia, e qui io mi arrabbio, non hanno fatto nulla e hanno tutto più di me, perché accendono la luce, mollano l'acqua, si scaldano con tutto gratis e io le bollette non riesco a pagarle. Poi siamo obbligati, perché siamo succubi, dopo 70 anni siamo ancora succubi dell'America, ci manda a foraggiare l'Ucraina e quindi a noi siamo penalizzati dalla Russia perché il gas, avete detto molto bene, no? Che lo pagheremo 10 volte di più, ma che cazzo di Italia forte siamo noi? Scusate le parole, io ho una certa età, ma mi sto incazzando. Da matti, perché la mia vecchiaia sarà terribile, io sarò costretta a morire o di fame o di malattia, perché se mi curo non ho i soldi per mangiare, se mangio non ho i soldi per curarmi,
Ditemi voi dov'è questa Italia forte? Rispondiamo, Fa per piacere, grazie, dai. grazie Grazie. Adriana. Gonzaga, come ci vedono fuori dai nostri confini? Sì, allora due cose importanti. Quando io parlo di... Allora, io lavoro con le imprese. Sì. Anche in questo periodo ho, per esempio, lavorato con delle imprese che stanno realizzando dei sistemi per trarre energia dalla plastica, dai rifiuti. Questo è un esempio di come l'imprenditoria italiana è vitale. In questo periodo ho visto tante imprese assolutamente vitali. Allora, perché noi, posso dire che noi siamo ancora un paese vivo, nonostante tutto? Intanto perché fino a ieri l'altro, prima della crisi energetica, l'Italia esportava tantissimo. E faccio qualche numero: l'anno scorso il saldo commerciale tra import ed export, l'Italia, il saldo commerciale è stato attivo per circa 50 miliardi. È un saldo importantissimo, il che vuol dire che quello che produciamo noi, quello che producono le nostre imprese, è apprezzato dall'estero. Allora, per rimanere un paese importante, io vivo in Emilia, come sentite dalla mia pronuncia, sì. Qua ci sono distretti importantissimi, no? Qua intorno a me. Penso alla ceramica, penso a tutta la meccanica, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo fare, il nostro paese deve mantenere questa forza di produzione. Noi siamo il secondo paese manifatturiero dell'Europa. Ora, cosa succede oggi? Succede che l'energia è cresciuta enormemente, per frutto di due aspetti, la guerra, il discorso Russia, ma anche un errato collegamento del prezzo dell'energia alla borsa olandese del gas. Quindi tutta una serie di meccanismi che stanno portando le nostre imprese, che sono imprese manifatturiere, che quindi hanno bisogno di energia, le stanno portando fuori mercato, ma non perché non sono capaci di lavorare, ma perché l'energia costa 10 volte di più. Ora noi dobbiamo fare, il governo e ciascuno per la sua parte, noi dobbiamo mantenere la forza che abbiamo, la forza di produrre. Che è la forza, certo, di... ma non credo sia facile, Gonzaga, perché il nostro paese è fatto di piccole e medie imprese, però ci sono anche che o sopravvivono o chiudono. Ma ci sono anche delle grandissime industrie che però che cosa fanno? Scappano dall'Italia, delocalizzano, scappano e vanno in Olanda o in qualche altro paese per non pagare le tasse che sono esorbitanti nel nostro paese. Allora, non è che con questo modo di fare perdiamo un po' di valore? Il valore del nostro Made in Italy dove sta se ce lo portano via? Questo è un altro discorso ancora, ne parlava prima del bianco, il discorso dell'elusione fiscale di quelli che portano i bilanci all'estero, eccetera. Sì. Questo è un discorso che è un altro discorso ancora. Io rimanevo il primo discorso, cioè noi abbiamo ancora una capacità di export formidabile. I nostri prodotti sono molto apprezzati all'estero. Su questo non c'è dubbio. E questo fa sì che poi la bilancia commerciale diventa bilancia dei pagamenti, e noi fino adesso siamo sempre stati molto, come va di moda oggi dire, resilienti. Il problema però dell'energia, e noi dobbiamo tornare anche lì, il discorso che diceva Silo Slavini prima, importantissimo, a ridurre il costo dell'energia per le nostre imprese, perché le nostre imprese devono tornare ad essere competitive, e altrimenti poi i mercati si perdono. Quindi noi dobbiamo agire in fretta per ridurre il costo dell'energia. È assolutamente vitale, perché poi se le imprese non ce la fanno, perdono i mercati, e dopo riacquisire questa forza che fino ad adesso abbiamo avuto è difficilissimo. Ok, allora dopo per avere le idee chiare, Gonzaga, poi dopo vediamo una serie di locandine che sulla bilancia commerciale e i prezzi dell'energia, che secondo me sono molto chiare e che possono così fruire anche i nostri telespettatori e farsi un'idea. Prendiamo la telefonata, poi dopo ritorniamo agli argomenti, che sono tantissimi, non so se riusciremo oggi a esaudirli tutti. Pronto? Buongiorno, sono Simona. Simona, da? Buongiorno, da Caserta.
Allora io comincio dalla fine perché ho paura di essere tagliata. Praticamente avrei, diciamo, gioco forza deciso di non pagare la rata del mutuo di 350 euro, perché poi dovrei vivere con 500 euro, mi rimarrebbero, di cui due terzi per l'affitto. Sì. L'ultimo rifinanziamento me l'hanno giustamente rifiutato, già il quinto è un pignoramento di 100 euro. Nessuno mi ha mai difeso, padronato, sindacato, non ho avuto un avvocato, quindi praticamente mi sono dovuta spicciare così. E mi hanno detto che non potevano rifinanziarmi per limiti di età. E allora a questo punto, limiti di età, tutto pignorato, io non pago più e buonanotte, mi autofinanzio con i 350 euro. Questo non mi fa assolutamente onore e piacere. Però forse ci arriverò, che sono neghittosa, questa parola poi bisogna spiegarla, cattiva volontà, però è una strategia purtroppo a cui mi hanno portato, perché se io non ho l'età per vivere, per essere in qualche modo assistita fiscalmente o monetariamente, quello che sia, o per la salute pure, perché con questi soldi probabilmente i finanziamenti pago anche delle tasse. E anche quelle sto avendo difficoltà a pagare. Certo. Sono andata alla posta di Arellino, del Gaudio, e chiedevo un bonifico per un'altra cosa, perché stavo cercando sempre con quel finanziamento che mi avevano fatto di prendere una cantina, perché se sono sfrattata non so dove andare, mi hanno occupato la casa diverse volte, quindi ho dovuto fare parecchi trasloco, impoverendomi sempre di più. E pensavo di fare un bonifico, cioè mi ero espressa male. No, per carità, non si, portando i contanti, non si può fare, deve andare in banca. Poi i soldi me li hanno contati dietro al bancone. Signora, ma lei i soldi li deve contare a casa. Certo che li ho contati a casa, però non è che voi li appoggiate, non dal lato di sopra dello sportello, perché avevo chiesto di contarli nella consulenza per sedermi, perché ho un'età appunto, comincio a tremare, non è facile avere a che fare con i soldi, trasportarli, conservarli, trasportarli, eccetera. No, certo. Questa signora poi comunque li conta quasi di nascosto, no, perché sennò vedono, ma cosa vedono? Ho detto, io sto facendo, poi alla fine ho fatto un assegno circolare, mi ero espressa male, non si può fare il bonifico, no, no, deve andare in banca, penso che basta qua, perché... Grazie Simona, se possiamo fare una riflessione sulla sua vicenda, bene, chi è che la fa? Labini, Andrea? Ma la signora purtroppo vive la condizione che vivono tantissimi italiani, appunto. Perché come dicevo prima, purtroppo a parte i 25 anni di crescita quasi perduti, noi abbiamo assistito a un fenomeno con questo sistema. Noi in Italia abbiamo probabilmente 100.000 fantaricchi, uso un termine colorito, e abbiamo ormai 6 o 7 milioni di italiani che vivono in povertà reale, non in povertà relativa, in povertà assoluta, e che non esistevano fino a 10-15 anni fa. È chiaro che se uniamo questo al fatto che i redditi chiaramente sono o fermi o addirittura calati a livello nominale in alcuni servizi che vengono prestati come lavoro parasubordinato, il gioco è fatto, nel senso che se il salario non cresce e anche mi sono indebitato, adesso non so per quale motivo la signora abbia acceso un prestito, probabilmente per credito al consumo, visto la rata molto contenuta che ha citato prima, chiaramente lì ci sono delle situazioni di estrema difficoltà dove lo Stato sociale dovrebbe intervenire con i dovuti distinguo in modo circostanziato ma mirato. Questo è un problema che purtroppo è figlio anche di un altro aspetto. Noi lo sanno perfettamente i miei colleghi, lo sanno perfettamente, per stare dentro quest'area economica che è disfunzionale, cioè non è adatta a un sistema come il nostro, abbiamo dovuto tenere molto bassi salari, bassi in termini relativi all'inflazione, quindi se l'inflazione cresceva abbiamo cercato di non far recuperare il salario dell'inflazione per mantenere competitività del sistema imprese verso l'estero, e in alcuni settori addirittura i salari sono più bassi a livello nominale rispetto a 15-20 anni fa.
se noi mettiamo, facciamo questa riflessione, di fianco ragioniamo sul fatto che la ricchezza finanziaria italiana è in costante crescita, capiamo perfettamente come si è ridisegnato il paese. Noi avevamo un'Italia 20 anni fa che aveva una ricchezza molto meglio distribuita rispetto ad oggi. Questo è uno dei grossi problemi. Oggi abbiamo una ricchezza che non è cresciuta. Io vado a memoria, credo che in 20 anni, Emilio me lo può, ma anche Stefano, confermare, la crescita totale sia di qualche punto percentuale, negli ultimi 20 anni, totale. E però abbiamo delle fasce della popolazione che hanno strabeneficiato di questo sistema e la stragrande maggioranza di italiani che l'hanno strapagato, passatemi il termine. E quindi la signora è un esempio classico, ma ne potremmo fare tantissimi altri. E chissà quante ce ne saranno in Italia, certo. Dovrebbe intervenire lo Stato, ma con il famoso discorso che faceva Stefano prima, con tassi di interesse in aumento e non, senza avere la possibilità di espandere il bilancio, è difficilissimo. C'è un'altra telefonata, pronto? Sono Maria da Firenze, mi associo in certi termini alle telefonate precedenti. Certo Maria, mi volevo dica. Volevo dire che il PD si è preso una batosta spaventosa alle elezioni, ma continua a perseguire nella sua ideologia idiota. Come esempio, ci hanno riempito di tutta la feccia del mondo. Nel mio condominio, incausamente, un proprietario ha affittato l'appartamento a dei pakistani. Non hanno mai pagato l'affitto, il condominio, l'acqua, niente, finché il proprietario disperato gliel'ha ceduta per 2 soldi. Ora, cosa è successo? Appena comprato l'appartamento, che non si sa come l'abbiano fatto a pagare, però una bambina di 12 anni è sparita, e poi sono spariti tutti in Pakistan, e hanno affittato l'appartamento a altre persone. Seguitano a non pagare condomini e quant'altro, dobbiamo pagare noi, perché se no l'amministratore del condominio dovrebbe fare una causa legale in Pakistan con dei costi che dobbiamo sostenere noi. Ma vi rendete conto? Certo. Grazie, buongiorno. Grazie Maria, questo è un problema anche questo che non è un caso isolato ma che è amplificato un po' in tutto il territorio nazionale. Volevo fare una domanda però a Labini. Adesso si è insediato il nuovo governo. Che cosa ci possiamo aspettare a livello economico? Ci sarà finalmente la possibilità di respirare un po'. Tanto sentite, no, le telefonate, i cittadini in difficoltà, tutte le problematiche che si evidenziano proprio nelle voci di queste persone. Labini, prego. La situazione è tragica, veramente molto molto brutta. Adesso su questo nuovo governo, diciamo, si sta cercando di capire. Giorgetti come ministro dell'economia, a me personalmente non è che mi ha fatto fare salti dalla gioia, anche perché diciamo, lui è molto legato a Draghi, alla Banca d'Italia, e quindi, cioè, porterà avanti questa linea molto ossequiosa e disciplinata verso le direttive europee. E tra l'altro lui si era schierato anche contro la cessione dei crediti fiscali, esattamente come aveva fatto Draghi. Quindi diciamo che la sua nomina per me non è costituita come un fatto positivo. Poi invece ci sono altre persone. Io personalmente ho collaborato con Andrea De Bertoldi, che adesso è deputato, e lui ha compreso pienamente tutto il discorso della moneta fiscale come modo per immettere liquidità aggiuntiva nel sistema, e quindi abbiamo presentato un disegno di legge e lui si è impegnato molto adesso e poi un disegno di legge che è stato firmato anche da Adolfo Urso, che adesso è il ministro delle imprese, diciamo, sì. Era il ministro dello sviluppo economico. E poi avevo conosciuto anche Maurizio Leo, che è vice ministro al MEF con delega alle finanze, sempre di Fratelli d'Italia. Quindi diciamo che
E con queste persone, diciamo, sulla carta forse c'è la possibilità di sviluppare alcuni discorsi. E io ho avuto anche una conference call nel 2020 con Giorgia Meloni e lei aveva ascoltato con interesse questa proposta della moneta fiscale, però diciamo, la sua obiezione era quella, dice, ah, ma qui bisogna dare soldi veri. E diciamo sì, certo, sarebbe meglio. E mettere in circolazione euro. Il problema è che gli euro non ce li abbiamo in tasca e quindi per averli dobbiamo indebitarci. E quindi diciamo con questi sconti fiscali che poi tra l'altro possono essere anche facilmente convertiti in euro, quindi noi cioè invece di creare euro perché non possiamo creare euro e per averli dobbiamo indebitarci con gli sconti fiscali noi possiamo invece creare potere d'acquisto, quindi diciamo che chiaramente e questo è un modo, diciamo, per superare una serie di difficoltà che ci troviamo di fronte. Quindi comunque lei aveva quindi, seguito questa proposta. Adesso io voglio sperare che ci sia l'interesse a portarla avanti, perché noi abbiamo pensato, per esempio, a assegnare carte fiscali elettroniche per pagare la benzina, l'elettricità, il gas. Cioè, proprio per far funzionare questi sconti fiscali come un mezzo di pagamento per fare la spesa, cioè per proprio quindi farli girare, perché tutte le imprese pagano le tasse, quindi comunque uno invece di avere euro ha questi sconti fiscali che poi userà per pagare meno tasse, e poi tra l'altro a sua volta li può, diciamo, girare a sua volta per fare altre spese, quindi. Questo è un circuito che può funzionare con una piattaforma elettronica e ci sono tutti i presupposti, però bisogna avere coraggio. È chiaro che l'azione di Draghi è stata molto molto negativa perché lui si è scagliato con tutta la sua forza contro la cessione dei crediti fiscali, che poi lui ha legato questo discorso al problema delle truffe, che certamente ci sono state molte truffe, quindi dice ah, adesso qui per fermare queste truffe bisogna bloccare la cessione dei crediti fiscali, ma praticamente le truffe sono nate dal fatto che i crediti fiscali sono stati assegnati a persone che non facevano i lavori, a imprese che evidentemente mettevano fatture false, cioè che l'Agenzia delle Entrate conosce il nome e cognome del committente perché deposita i crediti fiscali sul suo cassetto fiscale, quindi attaccare la cessione è stata proprio un'azione veramente. Cioè proprio strumentale, perché il problema è l'assegnazione, cioè come le pensioni di invalidità. Ci sono alcuni che percepiscono una pensione di invalidità senza avere il diritto perché stanno in ottima salute. Poi se questi qua per dire si vanno a comprare una macchina, non è che uno va a mettere in galera quello che gli ha venduto la macchina, che si è preso gli euro. Cioè veramente qui siamo arrivati a livelli, cioè che io proprio, cioè veramente sconfortanti perché. Cioè, invece di andare alla radice del problema, lui è intervenuto, diciamo, con tutta un'altra logica, perché sa bene che in questo modo si crea una moneta circolante che può girare accanto all'euro, che è perfettamente legale all'interno della normativa europea, e questo praticamente non è stato tollerato. È Quindi, diciamo, noi. possibile che esista già un sistema del genere? Mi viene in mente Sardex e Venetex, questi circuiti, Sì, giusto? infatti sono esperimenti interessanti che riguardano, diciamo, circuiti commerciali di scambio tra le imprese. Quindi, Esatto. diciamo, poi è molto basato sulla fiducia e sull'adesione al circuito. In questo caso la cosa è molto più garantita perché dietro, diciamo, a questi pezzi di carta, tra virgolette, che poi circolerebbero in via elettronica, perché in via elettronica è molto più facile, non serve il resto, le monetine, cioè uno paga con le carte. E qui ci sono le tasse, quindi diciamo questo mezzo di pagamento è molto più sicuro, garantito e quindi è ad accettazione molto ampia. Quindi se hanno funzionato quei sistemi di pagamento che sono abbastanza regionali tra le imprese, noi pensiamo che un sistema di pagamento basato sugli sconti fiscali trasferibili possa tranquillamente avere un grande successo.
per la nostra economia, Credo che sia insomma. importante, credo che sia importante, sarete d'accordo su tutti e tre, l'informazione, la conoscenza. Dobbiamo conoscere, far conoscere anche e soprattutto a chi ci governa, far capire quali sono i benefici che ne possono usufruire poi i cittadini e anche le imprese. Insomma, c'è molto lavoro da fare, però se ci impegniamo un po' tutti, insomma. Sì, Posso veloce aggiungere che una c'è una cosa? telefonata in attesa, Gonzaga, prego. Volevo finire il discorso di Silo Slavini. Sì. Cioè, la gente, e soprattutto anche i politici, devono capire che tutto il gioco che vale per le piccole persone, per il pensionato, per il lavoratore, eccetera, è ricominciare a far crescere l'Italia. Noi abbiamo questa possibilità. Per far crescere l'Italia bisogna investire. Il sistema spiegato da Silo Slabini è un sistema che permette di far crescere l'Italia, far crescere gli investimenti senza stravolgere, perché è troppo difficile in questo momento, senza stravolgere tutta la logica dell'euro. Quindi è su questo tema che bisogna ragionare. Noi abbiamo bisogno di ritornare a crescere. Se riusciamo a tornare a crescere, paghiamo il debito, le imprese vanno bene, le persone guadagnano un po' di più, il pensionato si ripaga, ha un po' più di pensione. Se continuiamo con questo sistema per cui l'Italia scende sempre più giù, sempre più giù, eccetera, noi siamo finiti perché poi il nostro debito, sapete che è un rapporto debito-PIL, quindi se il PIL diminuisce, il debito cresce all'infinito. Noi dobbiamo ritornare a crescere. Questo di cui parlava Silo Slabini è un esempio concreto per rimettere denaro in circolazione per far ricrescere il paese. Questo è il punto fondamentale. Assolutamente sì. No, sembra quasi irrealizzabile, sembra che ci sia dietro un progetto che invece ci porta indietro invece di andare avanti. E sapendo, come diceva lei, Gonzaga, ma anche Labini o anche Andrea, nei vari spunti, noi siamo un paese ricco, siamo un paese forte che ha delle grandissime potenzialità. Abbiamo degli eccellenti imprenditori, abbiamo in ogni categoria, abbiamo chi può veramente fare qualcosa per lo sviluppo del nostro paese. Quindi dobbiamo permettere a queste persone di fare, di lavorare e di far lavorare e di far crescere le famiglie, le imprese e il benessere del nostro paese. Quindi non è impossibile, però sembra che qualcuno ci metta i bastoni tra le ruote. Sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Buongiorno, Chi parla? Buongiorno sono Nicola dalla Toscana. Senta, Nicola, mi dica. volevo chiedere ai suoi ospiti la Sì. loro idea. Cosa pensano della moneta positiva che parla il professor Conditi, economista Conditi? Sì, la moneta positiva. Positiva. Che ne ha parlato tanto a Canale Italia anche. Sì. Ecco, vorrei sapere la loro idea. Va bene, grazie Nicola, rispondiamo. Sì, Sapete cosa? Labini, prego. no, con Conditi, io e il nostro gruppo ci sta in contatto e lui praticamente parla di moneta fiscale, poi l'ha chiamata moneta positiva, ma sono sempre, è una moneta, diciamo, garantita dalla possibilità di scontare le tasse. Quindi con Conditi abbiamo collaborato, specialmente Marco Cattaneo, quindi lui è sulla stessa lunghezza d'onda della proposta di cui si sta parlando qui, insomma. Ok, Andrea, mi scrive Serenella, vorrei sapere dai suoi ospiti, io lo chiedo a te, però insomma chi vuole rispondere, come mai in Germania c'è il contante senza limiti e la carta per chi la vuole usare? Lì ci vive mio nipote che me lo ha detto, perché in Italia non si può fare? Grazie. Ma vedo che il tema contante chiaramente è sempre centrale. Hai Beh, sentito? sono Avete scelte. sentito? È Sì, proprio. no. Sono scelte di politica interna, figlie spesso anche di alcune posizioni ideologiche. Ma come ho detto all'inizio di questa chiacchierata, se dovessimo identificare fra le 10 priorità la gestione del contante con la sua limitazione ha un peso che forse è al 20° posto, quindi lo trovo
A parte che in Europa si potrebbe trovare anche una quadra da un punto di vista, no, in modo da uniformare questa soglia, perché se l'Europa ha un senso se uniforma non solamente le regole che stanno bene a qualcuno e le regole che non stanno bene a qualcuno invece non vengono uniformate. Per cui per rispondere alla signora dico, sono scelte di politica interna. Non è sicuramente nella BCE, nella Commissione europea, che indica all'Italia la soglia per l'utilizzo del contante. Anzi, ricordo che negli anni passati addirittura venne bacchettata l'Italia quando abbassò troppo l'utilizzo del contante, in particolare quando addirittura si pensava di imporre l'utilizzo della moneta elettronica per certe transazioni, perché quello addirittura non è possibile imporre l'utilizzo della moneta elettronica. Io posso scegliere di utilizzare la moneta elettronica, bancomat, carte di credito, eccetera, ma di sicuro lo Stato italiano, se imponesse l'utilizzo per assurdo della moneta elettronica, lì verrebbe sanzionato perché quella non è accettata dalle norme comunitarie, perché metterebbe fuori gioco l'utilizzo della moneta tradizionale. Ho Quindi il capito. paradosso è che sarebbe il contrario a vedere l'Italia sanzionata. Per il resto, ritorno al discorso di prima, il vero problema forse è l'elusione, anzi senza forse, l'evasione è un falso problema che spesso viene usato come arma di distrazione di massa. E qui potremmo aprire il capitolo delle armi di distrazione di massa, perché così non si parla dei temi importanti, quelli veri. Esatto. C'è la telefonata, pronto? Buongiorno, Chi qua è? è Armido dalla Germania. Armido dalla Germania. Buongiorno Armido. Allora, io ho fatto un sogno la settimana scorsa praticamente per i soldi, per gli schemi. Praticamente, se noi restiamo in questa Europa come siamo messi, al mio paese dicono Chioggia, perché sono originario di Di Chioggia, Chioggia. siamo cagati perché con questo sistema qua, di andare a prendere i soldi sempre a debito, alla fine, siamo alla fine, no, no, no. Dobbiamo ritornare come, non con la, fare le nostre cose, una moneta, come ha detto, una moneta positiva, una moneta sovrana. Questo qua io non so cosa ne pensino i suoi. E in più dopo io avrei la soluzione, che un amico mio mi ha detto, sei bravo, perché la soluzione per questa povera gente che viene o dall'Africa o dall'Asia, praticamente se noi diamo a queste persone 1 euro al giorno e li portiamo a casa loro, ci diamo una pensione di 30 euro al mese a persona, anche ai bambini, là loro fanno il loro mestiere, lavorano e siamo a posto. 5 anni ci costano 30 euro al mese, fanno i loro PIL, fanno le loro, e ci mandiamo anche dei nostri operatori là a 5 euro al mese e che li aiutino. Io credo che là dove guadagnano 30, 20, Vabbè. 30 dollari al mese, con 30 euro Gli vanno diamo bene. la busta paga anche agli Sì. immigrati. Va bene, Armido. Perché ho sentito dire che qua da noi costano da 2 a 6 mila euro al mese queste E quindi persone. costano di più. Gli diamo 1 euro al giorno, ce la caviamo con molto, molto meno. Tanto in Africa con 1 euro ti compri due elefanti, una zebra e 3 scimmie, e quindi andiamo meglio. Grazie, Silo Slabini, vedo che sorride, ma è questa una possibile soluzione? Ah, più che altro parlando dell'immigrazione è un problema molto molto complesso in realtà, che Appunto, non appunto, è che adesso stanno, che ci diciamo, i passino pure le politici battute, insomma, a quest'ora. Vabbè. che vogliono accogliere e quelli invece che li vogliono respingere, perché diciamo molti ha fatto comodo l'afflusso di manodopera a basso costo e quindi diciamo, non è che, perché poi si dice la sinistra vuole accogliere i migranti, la destra li vuole respingere. Questa, diciamo, viene un po' inquadrato così il problema. Invece, non è proprio così, perché diciamo che certe fasce, anche imprenditoriali o comunque, ha fatto comodo questa manodopera a basso costo, che ha abbattuto i salari interni. E quindi
Adesso questa politica di accoglienza chiaramente va molto analizzata molto attentamente perché può mettere in crisi, diciamo, tutte le fasce professionali meno qualificate, quelle a basso salario, perché io ho visto anche nel settore edilizio, cioè moltissima manodopera è straniera, Sì. perché questi qui praticamente cioè, prendono salari molto bassi, cioè, gli Ma italiani cioè, perché dovrebbero prendono fare. salari molto bassi? Perché non vengono rispettati i contratti di lavoro o sono i contratti di lavoro che hanno questi salari così miseri? Perché allora cosa si spiega? Perché un giovane non vuole più andare a fare un lavoro del genere, non vuole più lavorare in agricoltura, cioè a raccogliere i pomodori, i meloni, o le angurie, scusate, che non vorrei che qualcuno si offendesse o usassi un nome molto appropriato in questo periodo. Ma voglio dire, mi fate capire, prego Gonzaga. Allora, io cambierei un po' l'ottica. Noi in questi, torno al discorso sviluppo e discorso occupazione, noi in questi ultimi 10 anni abbiamo perso il nostro futuro e le spiego perché. Ho scritto anche articoli su questo tema. Sì. I nostri giovani, che sono in gran parte oggi diplomati e laureati, perché l'Italia oggi è un paese fatto di diplomati e di laureati giovani. Li stiamo perdendo. I nostri giovani sono l'investimento che lo Stato e le famiglie, il maggiore investimento che lo Stato e le famiglie fanno. Mi spiego: un giovane che si laurea in ingegneria o in medicina costa tra alla famiglia perché è mancato reddito, no? Perché invece di mandarlo a lavorare a 15 anni lo mantiene fino a 27, 26, 26 anni, 26, 27 anni. Quindi un costo per la famiglia e un costo per lo Stato, perché deve pagare la scuola superiore, deve pagare l'università. Io ho quantificato qualche tempo fa in un articolo che un laureato costa mediamente all'Italia circa 300.000 euro. È l'investimento maggiore che fa lo Stato e la famiglia su se stesso e sul proprio futuro. Quando noi mandiamo i nostri figli, cioè non creiamo occupazione qui e quindi facciamo sì che i nostri migliori giovani vadano in Germania, in Inghilterra o negli Stati Uniti, noi ci perdiamo due cose. Uno, ci perdiamo il nostro investimento se parliamo di economia, ma soprattutto ci Esatto, perdiamo il futuro, perché esatto. sono i giovani che creeranno il futuro, lo sviluppo dell'Italia. Non è certamente il lavoratore a basso prezzo che può risolvere un problemino per un mese, per un anno, un'azienda. Ma se noi non innoviamo, e l'innovazione la portano i giovani che hanno studiato ingegneria, che hanno studiato fisica, eccetera, e li abbiamo, e non creiamo però i presupposti per tenerli qua, noi ci giochiamo il futuro. Quindi quando parliamo di moneta fiscale, parliamo di investimenti, parliamo del nostro futuro, dobbiamo trattenere qui i nostri figli, i nostri nipoti. Questo è il discorso importante da fare. Assolutamente, ma non fa una piega. C'è una telefonata, pronto? Pronto? Chi parla? Buongiorno Martire, buongiorno a lei, buona domenica a lei e ai suoi ospiti. Giampiero. Giampiero da Piacenza, così l'Emilia diciamo, aumenta da un contributo da buon emiliano. Ecco. Allora, purtroppo la situazione che vedo io, cioè l'opinione che mi viene formata dalle notizie che arriva, che posso percepire, noi praticamente siamo, noi, l'Italia in pratica non è altro che in una posizione ben precisa, ed è questa, che se la Meloni o chi altri dovesse andare in Europa, non so se l'ha mai detto o se lo dirà mai, ma se dovesse dire, ma scusate, ma voi per chi ci avete preso, per il vostro Zerbino, quelli vi potrebbero rispondere benissimo, sì, esattamente, voi siete il nostro Zerbino. Vi potrebbero rispondere esattamente così, perché ci siamo messi in una condizione per vari motivi che non possiamo altro che essere considerati così. Cioè noi non ci siamo mai preoccupati di avere una massima indipendenza, una massima autonomia. Cioè in pratica un po' dipende anche dal fatto, non è per fare del razzismo territoriale,
ma dipende anche dal fatto che gli altri stati sono una cultura unica. Noi siamo a doppia cultura, noi siamo multiculturali, noi abbiamo il nord, il centro e il sud, e tra le tre cose c'è una certa differenza. Non voglio dire che gli altri siano peggiori o migliori, voglio dire che sono differenti. E questo secondo me è un punto di svantaggio, non di differenza. Per quanto invece riguarda la moneta, il tetto massimo del contante, no? Sì. Si è detto che in certi paesi non c'è limite perché non c'è evasione. E non hanno mai, però non dicono mai il perché non c'è evasione. Il perché non c'è evasione, da quanto so io, da quanto mi dicono, è che là nessuno arriva, nessun stipendio arriva a una trattenuta del 60 e oltre per cento. Mentre qua siamo arrivati al punto, nonostante le lotte sindacali, siamo arrivati al punto che l'imprenditore paga due stipendi, uno lo prende l'operaio e l'altro lo prende lo Stato. Quindi anche il dipendente, anche chi deve lavorare, potrà anche organizzarsi un pochino, perché di fronte a queste realtà uno dovrebbe prendere un po' di misure. Ci sono diversi casi che io conosco che fanno degli accordi con l'imprenditore, gli dico: ascolta, io ho tutta la disponibilità che serve all'azienda, però in busta paga ti mettiamo il 15-20% del lavoro, del guadagno che io faccio, il resto me lo tengo pulito dalle mie tasche, non vado a dare il 60% a gente che non si sa neanche perché ci si dà, perché non è gente che sa fare il nostro interesse, che sa tutelare i nostri diritti, è gente che una volta a posto loro, poi il resto se ne fregano largamente. Cioè pagare, andare a regalare soldi a una cialtroneria simile come abbiamo avuto da parecchi decenni qua, penso che sia una cosa assurda. Poi grazie Giampiero, grazie, perché ho anche la pausa pubblicitaria tra pochi secondi. Gonzaga, è così allora che l'evasione fiscale è dovuta al mercato del lavoro che da noi ci tartassa, tanto per usare un gioco di parole, sia noi cittadini che gli imprenditori, mentre all'estero non è così? Questo è un altro problema, il famoso cuneo fiscale, eccetera. Bisogna solo dire una cosa, l'imprenditore normale e il professionista normale non evade, non ha nessun interesse ad evadere. Spesso evadono le frange minori di persone. Quindi lei dice che un imprenditore, un piccolo o medio imprenditore non fa nero? Non ha... Ma guardi, le imprese sane fanno molta fatica a fare nero, almeno nei distretti industriali dove io lavoro si fa poco nero, perché è tutto incastrato, cioè le imprese fatturano tra di loro, eccetera. Il nero lo fa il piccolo artigiano, che però è sulla soglia della sopravvivenza. Cioè noi dobbiamo sempre considerare che se è un carrozziere che fa poche cose, un piccolo artigiano, non fa nero in certe condizioni, probabilmente non riuscirebbe a campare. E quindi dobbiamo sempre considerare che se lo Stato poi non aiuta quell'attività, poi si troverà delle persone che gli vanno a chiedere invece o il reddito di cittadinanza o la cassa integrazione o un supporto al reddito. Cioè, La piccola attività ormai, anche il commercio che è in crisi clamorosa, farà un po' di nero, ma di sopravvivenza. Il discorso che ha fatto invece Trangin prima è il discorso dell'elusione, che è colossale, cioè se tu porti i soldi che hai guadagnato come imprenditore, anche grandi imprese, li porti in Lussemburgo, in Olanda, non ci paghi pochissime tasse, quindi portano i soldi là. Dopodiché, oltre quelle poche tasse le pagano in Olanda e in Lussemburgo e non rimangono in Italia. Potrei farvi calcoli, ma sono molte centinaia
sono miliardi questi e non sono noccioline. Questo è un problema invece molto grosso, ma mi fermo qui, è troppo lungo. Sì, fermatevi pure perché c'è la pausa pubblicitaria, poi arriveremo alla fine della trasmissione. Credo che dovremmo ritararci per un altro incontro, magari il mese prossimo, perché io non riesco a rispondere a tutti e a leggere a tutti i messaggi. Poi voi siete taggati sui social, sulla mia pagina, quindi se avrete voglia e tempo potrete anche rispondere, però visto l'importanza dell'argomento, secondo me Andrea e anche Stefano, ma anche Emilio Gonzaga, se ci ritariamo poi per il prossimo mese per un altro bel incontro a contatto con i nostri telespettatori, a me farà sicuramente molto molto piacere. Di nuovo insieme con i miei tre ospiti che anche durante la pausa pubblicitaria discutevano tra di loro, sarebbe bello mandare anche i fuori onda. Però c'è una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno Massimo, Maurizio da Trapani. Ciao Maurizio, buona domenica. Ciao, grazie altrettanto a te e ai tuoi ospiti e ai telespettatori. Una risposta e una testimonianza. La risposta alla signora era che in Germania non c'è limite perché in Germania non c'è mafia, non c'è Camorra, non c'è 'Ndrangheta, non c'è la Sacagawa Unita, non abbiamo una classe politica corrotta che traffica appunto con il denaro, non c'è evasione fiscale, insomma non ci sono tutte quelle condizioni che oggi consentono a polizia e magistratura con la tracciabilità di andare poi a colpire le responsabilità. Quindi andare a fare un parallelismo proprio con la Germania non è che mi sembra proprio tanto, tanto normale. Ecco, invece una testimonianza che volevo portare alla vostra attenzione è che io anni fa, insomma non entrerò nei particolari perché il discorso è lungo, sì. Anni fa a causa della separazione che io ho avuto, non ho potuto più pagare il mutuo perché dall'altra parte non c'era la volontà di collaborare. La faccio breve, in pratica io mi sono visto pignorare e vendere la casa, la mia prima casa, frutto di un sacco di sacrifici che avevo già comprato e che avevo posto a garanzia di un prestito che avevo fatto, che mi era stato proposto per eliminare vari finanziamenti sparsi e farne uno solo. Insomma, per farla breve, senza che mi fosse mai stato notificato nulla, mi è stata pignorata la casa, mi è stata venduta la casa, quando io ho saputo già era stato fatto tutto e c'era solo l'atto di trasferimento che si voleva impugnare. La cosa vergognosa è che io appunto ho tentato di salvare la mia casa, anche se non ci vivevo più io, ma ci vivevano i miei figli. Ho potuto contrattare, insomma, fare il ricorso per l'atto di trasferimento, però il paradosso è che a giudicare questa storia era lo stesso giudice che aveva proceduto a vendere la casa. Quindi proprio, cioè, se doveva avere ragione io, il giudice si doveva dare torto. Quindi chi è quella persona che si dà torto dicendo sì, io ho venduto la casa ma ho sbagliato nel venderla perché questo signore non ha avuto una notifica di nulla, io non ho avuto nessuna notifica e poi mi sono dovuto pure sentire, però questo fuori dalla sentenza, che sarebbe stata mia cura quella di informare la banca che avevo cambiato il domicilio, ma io non capisco come fanno a raggiungerti per mille altre cose e per una cosa così importante che è la casa, invece non ho avuto, ripeto, nessuna notifica, che tu sai il lavoro che facevo io, mi potevano sì rintracciare benissimo in 5 minuti. Assolutamente, in 5 minuti. Assolutamente sì. Grazie Maurizio, grazie per questa testimonianza. C'è Gaspare che scrive: hai ospiti di eccellenza, ma in conclusione vivono su altri pianeti.
In Italia le imprese italiane sono fallite, le multinazionali ci hanno spogliato delle nostre grandi marche, il PIL è aumentato, ma al fisco italiano non resta quasi nulla perché hanno residenza nei paradisi fiscali. Siamo ormai una colonia atlantista, divorziati in casa con i partner che potevano assicurarci un ottimo reddito. Cito a caso la Russia, un nostro grande importatore di beni dell'artigianato e dell'agricoltura. Questo è quello che ci ha scritto Gaspare. E dopo, se volete, ci prendiamo il tempo per rispondere, prendiamo l'ultima telefonata e poi vi lascio i minuti a vostra disposizione. Pronto? Pronto, buongiorno. Chi parla? Parla Leonardo Sanzio da Marconi. Prego. Volevo chiedere ai suoi ospiti. Allora, prima domanda. Tutti i stranieri che lavorano in Italia, i soldi li portano nel loro paese. Poi si dice che in Italia non c'è giro di denaro liquido per le spese, per il vestiario, per tutto. Sì. Perché in Romania con 30.000 euro comprano un appartamento. Paga voi mezzo miliardo e ora portano i soldi là. Allora dobbiamo anche capire che tutte queste persone che vengono qua, ben sia se vengono per lavorare onestamente, tutto a me sta bene, però i soldi li lasciano qua, li gestiscono qua, e li portano qua, vogliono venire a vivere qua e li portano qua. E okay. Poi lancio un messaggio a tutti i genitori dei ragazzi: se pensiamo che i nostri figli facciano tutti i professori, gli avvocati, i legali, gli ingegneri, contro ingegneri, se non c'è manodopera, poi a chi la chiediamo? All'estero? E allora pagherete una lampadina per cambiarla? Chiamate un artigiano italiano, no? Pagherete 50 euro una lampadina, non lamentatevi. E questo è anche colpa dei sindacati, perché quando io sono andato a lavorare facevo 5 anni di sindacato, 5 anni di apprendistato, e venivamo pagati con il giusto para, perché dovevamo imparare. Sì, si lavorava, si facevano sacrifici, certo. Non dico di no, ma si imparava un mestiere. Io adesso che ho fatto la carriera di una volta, dei nostri vecchi, con l'educazione dell'umiltà dei nostri vecchi, va bene, sono un artigiano da 42 anni, ho tirato su mio figlio a fare l'artigiano e adesso la vita è sua. Allora si porta avanti la voce. Adesso mi fanno due o tre anni, sono già artigiani. Io ho 66 anni e 6 anni quasi che sono in pensione, sto lavorando per aiutare mio figlio. Tutto qua, è per i nipoti. Bene, grazie, rispondiamo, diamo la parola ai nostri ospiti. Io comincerei da Gonzaga, per quanto riguarda appunto i lavoratori stranieri, ma anche le grandi aziende che avevo letto nei giorni scorsi sui giornali che cercavano manodopera straniera. Allora, come la mettiamo? I nostri giovani non vogliono lavorare? O è questa un'informazione un po' fuorviante di cui siamo abituati, no, da un po' di tempo a questa parte? Senta, su questa cosa qua ci vorrebbe una trasmissione ad hoc. Per questo che vi ho invitato ancora. Le posso dire che... Rispondo al primo, dico, io vivo in questo mondo e lavoro con le imprese tutti i giorni, quindi certo, certo. Non siamo persone. Discorso giovani, io per 20 anni, gli ultimi come direttore, ho gestito un ente che faceva formazione professionale alta, ho sempre lavorato con i giovani, master, facevamo cose di questo genere. I nostri giovani hanno voglia di lavorare. La storia che i giovani italiani non hanno voglia di lavorare è una bufala clamorosa. Deve finire questa storia. Deve finire. Però devono essere pagati in maniera coerente. Logico. Cioè, io non posso prendere un laureato in fisica, un laureato in ingegneria che è capace di progettare il motore dopo qualche anno di esperienza e pagarlo 1.000 euro al mese. Quello se ne va in un posto dove ne prende 3.000, 4.000, 5.000. Il discorso è quello, e se noi non teniamo qua i cervelli siamo finiti, perché se noi vogliamo fare la concorrenza alla Cina sul prezzo, poi i nostri operai saranno pagati come gli operai cinesi. Questo per essere molto molto terra terra.
No, abbiamo dato, abbiamo sintetizzato Gonzaga, grazie. Stefano Labini, allora moneta fiscale, bisognerà stare sul pezzo per farla entrare nella testa, in primis dei politici e poi anche degli italiani. Ma sì, diciamo che la proposta mira anche proprio a sostenere la piccola e media impresa nazionale, perché è Certo. vero quello che ha detto, che le multinazionali hanno fatto terra bruciata, che qui diciamo la crisi è quella della piccola e media impresa che sta veramente in una situazione di difficoltà enorme ed è proprio l'asse portante della nostra economia. E questa proposta è proprio mirata proprio a sostenere la domanda e la produzione interna, perché questo è un mezzo di pagamento a circolazione interna. Quindi questo è proprio rivolto proprio a sostenere la nostra economia nazionale che si fonda sulle piccole e medie Io imprese. credo che per È farsi chiaro. un'idea, poi dopo Labini è importante leggere, il regista molto bravo ce l'ha fatto vedere, la copertina del suo libro, La battaglia della moneta fiscale, che si trova in tutti i circuiti online, ma anche nelle librerie fisiche. Ma non proprio, perché è stato il Ponte Editore, il Ponte è una casa editrice storica che fu fondata da Piero Calamandrei, però diciamo, la diffusione, diciamo, si può comprare l'ebook via internet oppure fare la richiesta per il libro cartaceo. Va Per bene. adesso non ha avuto una grandissima diffusione perché qui c'è una cappa, è un tabù questo tema, cioè Ok, praticamente. ma adesso utilizzeremo questo canale per parlarne. Siamo proprio alla fine. L'ultima battuta, 2 secondi per Andrea Del Bianco. Andrea. E allora, sì, grazie. Ma allora abbiamo visto che chiaramente chi ci ascolta da casa pone mille problematiche, giustamente perché il paese, purtroppo, come ho detto più volte, ha perso un ventennio di crescita almeno. Però l'Italia è davvero un grande paese e davvero quando ci guardano dall'estero, prima qualcuno ha fatto questa riflessione, ci guardano anche con una certa invidia, solo che non si può Ecco, siamo dire, in sigla, non si può dire. però, ci ritroveremo sicuramente e porterete a casa con questa trasmissione tante buone idee. Grazie, grazie a tutti per Grazie avermi Massimo. seguito. Alla prossima. Siamo in sigla, purtroppo.